Buonasera a tutti, eccoci a un appuntamento con la geopolitica. Do il bentornato a un graditissimo ospite che ormai credo abbiate imparato a conoscere, Fulvio Grimaldi. Ciao Fulvio, bentornato e grazie naturalmente per essere qui. Beh, Paolo, grazie a te per l'invito, ben ritrovato e salve a tutti quelli che hanno la pazienza e l'indulgenza di ascoltarci e vederci. Oggi parleremo di guerra in Ucraina. È un argomento, insomma, non c'è bisogno di chiaramente di spiegare di che cosa si tratta, perché ho idea che un po' tutti qualcosa l'abbiano sentito dire in questi ultimi 12 mesi. L'idea di questo pomeriggio è appunto di analizzare un po' alcune, come possiamo dire, luoghi comuni che si sono creati attorno a questo conflitto in questi 12 mesi, dall'inizio e poi via via nella continuazione dei fatti, e io approfitterò delle conoscenze, degli approfondimenti che ho fatto Fulvio, naturalmente sia durante questi 12 mesi, ma anche in precedenza, perché questa, ecco, io partirei, se sei d'accordo, proprio da qui, Fulvio. Ma questo conflitto, comunque lo vogliamo chiamare, inizia effettivamente a febbraio del 2022, oppure c'è qualcosa, come dire, che andrebbe analizzato anche che precede questa data e che Sì, ha una guarda, diretta, diciamo, attinenza con quello che è accaduto. secondo tutti i nostri media, televisivi, stampati, radiofonici, eccetera, e purtroppo anche alcuni online, alcuni alternativi o integrativi, tutto è incominciato quel giorno lì, un anno fa. Un anno è durata la guerra, un anno fa è incominciata la guerra con l'arrivo dei russi in Ucraina. Ecco, questa è una delle fantastiche mistificazioni che si formano anche attraverso gli occultamenti, oltre che attraverso le bugie, le manipolazioni, eccetera. Una delle grandi bugie e mistificazioni, occultamenti appunto, è la realtà, perché dovremmo tutti quanti ricordarci, no? Poi siamo obnubilati dall'immediato, dall'istante. Che vogliono appunto imporci facendoci dimenticare quello che c'era prima, il contesto, la memoria che ci dà il contesto, che ci fa capire le cose. La guerra è incominciata il giorno, ma è incominciata lontanissimi anni fa. Sarebbe lungo andare a vedere le vere radici di questa guerra, che io faccio risalire alla prima guerra mondiale, che non è mai cessata. È inutile parlare di seconda o di terza guerra mondiale, è sempre quella. È iniziata quella con quegli obiettivi e quasi quasi con tutti quei soggetti protagonisti. Comunque, rimanendo nell'immediato, questa guerra è incominciata il 14 febbraio del 2000, credo il 18 o 28, insomma, a febbraio del 2014, quando, preparato, pianificato dal presidente Obama, dalla sua segretaria di Stato, Hillary Clinton è in prima fila, la sottosegretaria Victoria Nuland, una signora neocon della generazione dei neocon prosperati sotto Bush, hanno allestito un colpo di Stato, un netto e proprio, storicamente ineccepibilmente colpo di Stato a Kiev, sotto forma di irruzione nella città dove governava un presidente Yanushenko, democraticamente eletto, che aveva il grande torto di volere mantenere neutrale l'Ucraina fuori dalla contesa di altre potenze o dei grandi blocchi, e quindi non andava bene, e quindi è stato cacciato attraverso questo violentissimo colpo di Stato, di cui dicevo, hanno visto l'irruzione di reggimenti, di milizie neonaziste, che poi si sono convalidate nella guerra. Con la Russia e hanno sparato, ucciso in quella famosa piazza Maidan per una serie di giorni, cercando di sollevare la popolazione che però non si è sollevata. I soggetti sono rimasti essenzialmente questi. Comunque sono stati sufficienti per allontanare dalla città, dal governo Yanushenko e per imporre un governo nuovo. Secondo i desideri e le direttive fornite da Victoria Nuland a seguito del colpo di Stato. E abbiamo avuto una successione di presidenti, tre di capi di governo
tre fino all'attuale Zelensky, che hanno fatto tutti, hanno seguito tutti la stessa linea governativa di aggressività bellica nei confronti di almeno un terzo del proprio paese e del proprio popolo, cioè il Donbass, la parte orientale del paese, che è storicamente, etnicamente, linguisticamente russa. Non tutti sanno che l'Ucraina è l'origine proprio della idea della Russia, della parola Russia, ma poi si è nel corso del tempo si è divisa tra due comunità molto diverse, quella di a occidente di Leopoli, che si definisce pura Ucraina, quella a oriente appunto dei russi, dei russofoni, dei sostenitori della Russia prima della Unione Sovietica. Bene, questa realtà, questa componente della società ucraina, io dico Ucraina e non Ucraina, perché c'è una differenza che io ho imparato da internet. I russi dicono Ucraina e gli ucraini di Leopoli e l'Occidente dicono Ucraina. Naturalmente tutti si sono conformati e dicono tutti Ucraina. Preferisco Ucraina. Ecco, lì una realtà sociale, storica, etnica e linguistica ha rifiutato il colpo di Stato. Non ha accettato che il governo regolarmente eletto fosse fatto fuori, cacciato, e che si imponesse appunto una specie di giunta militare che da allora governa con un presidente nominale. Non hanno accettato questo, si sono rifiutati e si sono dichiarati contro e hanno proclamato una loro autonomia dal punto di vista proprio delle istituzioni dello Stato. E immediatamente sono stati aggrediti, ovviamente con il nulla osta, con il benestare della NATO, dei protettori, dei padrini che hanno destato il colpo di Stato e che da allora governano, in effetti, dirigono tutto quello che il fantoccio Zelensky fa fare al suo disgraziatissimo e da compatire popolo ucraino, facendolo dissanguare in una guerra impostagli dagli altri, una guerra per procura della NATO, degli Stati Uniti, dell'Unione Europea contro la Russia. Allora dire che si è incominciati, che tutto è incominciato un anno fa, è una enorme mistificazione. No, perché sennò poi ci dicono che non diamo l'informazione corretta. Credo che il nome del presidente che c'era nel 2014 fosse Yanukovych, perché tu hai detto... Bravo. Hai impartito una lezione, Paolo. È una mia gravissima caduta da giornalista. Yanukovych. Bravo. Allora, stavo dicendo che appunto cacciato Yanukovych, rifiutato questo colpo di Stato da parte della popolazione del Donbass, la popolazione è stata aggredita in maniera brutale, ferocissima, violentissima, con proprio quei reggimenti anche protagonisti del colpo di Stato, i famosi reggimenti Azov, che si vantano di essere nazisti, che procedono sotto le insegne delle SS e della svastica, che si salutano col braccio teso e che ricordano con gioia, ma anche il governo questo, l'attuale governo, la figura di Stepan Bandera, che è stato il collaborazionista ucraino dell'occupazione di Hitler in Ucraina, ha collaborato allo sterminio, dicono, di 20-30 mila tra ebrei e polacchi. Allora, questo identifica chiaramente la natura ideologica e politica di questo regime. È stato aggredito il Donbass per 8 anni, dal 2014 al 2022, ininterrottamente. Ha invocato l'aiuto della Russia per sopravvivere, perché di progettato genocidio si trattava. Hanno subito di tutto, infiltrazione, atti di terrorismo, cannoneggiamenti. È stato ucciso anche un nostro giornalista da questi personaggi qua. A questo punto la Russia ha tentato con grande saggezza e moderazione di creare una sosta, una tregua, di riconciliare gli opposti, e ha radunato a Minsk in Bielorussia sia gli ucraini, il governo ucraino, sia i tedeschi anche come partecipi di questa contesa europea e anche gli inglesi, e hanno concordato un accordo di pace che avrebbe garantito al Donbass una limitata autonomia e avrebbe
chiesto sì a Kiev di mantenersi neutrali e non entrare nella NATO, perché la NATO ai confini con la Russia significa l'estremo assedio che già si svolge da tutte le altre parti, dai confini russi che sono costellati di basi NATO e americane. Questo accordo di Minsk è stato tradito dai tedeschi in primis e Merkel, la ex cancelliera, lo ha ammesso, non vergognandosi di quello che ha fatto, di tradimento delle più elementari regole diplomatiche, l'hanno abbandonato e quindi è continuata questa aggressione genocida nei confronti del Donbass fino a quando il 24 febbraio appunto la Russia ha deciso di intervenire contro le costanti provocazioni e soprattutto in difesa di una di suoi concittadini, fondamentalmente di suoi coetnici, di suoi fratelli in Donbass per salvarne la sopravvivenza. Diciamo che una delle imputazioni che vengono costantemente fatte è quella appunto quando in televisione, cosiddetti programmi mainstream, viene presentato questo conflitto, sembra quasi che sia doverosa premessa per chiunque, ricordo che la pretesero anche da, per esempio, da un Alessandro Orsini, ma più o meno da tutti, Io ho nominato Alessandro Orsini solo perché mi ricordo di questo episodio, che, come dire, prima di iniziare a parlare di questo conflitto, la prima cosa che devi dire è c'è un aggressore, c'è un aggredito, e questo, come dire, se non dici questo, vieni praticamente crocifisso sulla pubblica piazza, ti appiccicano addosso le varie etichette, vabbè, si sprecano, filo russo, filo putiniano, sappiamo sì. Che era uscito anche un controverso pezzo, se non ricordo male, sul Corriere della Sera, che aveva addirittura fornito la cosiddetta lista dei, aperte virgolette, filoputiniani d'Italia, all'interno della quale, se non ricordo male, erano finiti personaggi come per esempio un Giorgio Bianchi, che ha curato diversi reportage dalla zona del conflitto. E devo dire una cosa importante, io ci tengo perché io ho grande stima per Giorgio Bianchi, pur non avendolo mai conosciuto, purtroppo, e spero che ci sarà occasione naturalmente. Giorgio Bianchi è stato l'unico che prima dei fatti di questi ultimi 12 mesi si è occupato di Donbass. Infatti quando lui ha... Diversi eroici e bravissimi nostri inviati, oscurati. Tra quelli che conosco io, mettiamola così, ecco. Sono l'unico tra quelli che conosco io, mi correggo. Che si è occupato di questa della storia. Infatti io ricordo che uno dei primi servizi sul Donbass, che onestamente io personalmente non conoscevo prima che venisse fuori tutta questa vicenda, era proprio curato da lui. Beh, ripeto, è un qualcosa di cui era un argomento, passami il termine, un po' di nicchia, cioè devi proprio andartelo a cercare, tendenzialmente non se ne parlava, sinceramente, almeno nel caso è un errore mio, mi dispiace che non ero informato, però io prima di questi ultimi 12 mesi, se non per questi servizi, non ero assolutamente a conoscenza né di quello che stava accadendo, ma neanche proprio della storia di questa regione dell'Ucraina. Ecco, alla luce di tutto quello che tu ci hai detto, sicuramente, visto tecnicamente, uno può dire l'aggressione c'è stata, nel senso che l'attacco è provenuto dalla parte russa verso l'Ucraina in quella determinata data, 22 febbraio, se non mi ricordo il giorno esatto. È anche vero che però vanno considerati pure tutti questi trascorsi, non tanto per voler giustificare o non giustificare, non è quello il punto, è soltanto semplicemente la volontà di chiarire che questa vicenda bellica si innesta in una vicenda più lunga e risalente nel tempo. Io questo ci tenevo a dire, non so se tu sei d'accordo con questa mia lettura. Io ti ho detto prima che questa guerra, per conto mio, inizia dal 15-18 e magari anche precedenti prima. È una guerra che viene condotta fondamentalmente contro gli stessi obiettivi, le stesse vittime. In questo caso si tratta naturalmente di aggredire, come si è fatto dal tempo di Napoleone e poi di Hitler, di aggredire questa grande massa terrestre che è quella russa, adesso si è aggiunta anche la Cina, grande massa terrestre che è ambita da sempre dalla nazione insulare, prima britannica e poi americana, che si trovano isolati dal mare e hanno bisogno di mettere le zampe su questa grande massa terrestre centrale del globo terracqueo, che contiene tutte le materie prime del mondo.
e in particolare quelle tecnologicamente interessanti, oggi come oggi. E quindi questa è una vecchia storia. La vecchia storia poi consiste anche non soltanto appunto cercare di indebolire e possibilmente frantumare la Russia, questa grande entità, ma anche di indebolire, se non del tutto recidere, i rapporti tra l'Europa e la Russia. L'Europa è il secondo bersaglio di questa guerra che si estende nel tempo passato. L'Europa è stata utilizzata, la Germania e l'Italia, in particolare nell'aggressione alla Russia durante la Seconda Guerra Mondiale, dagli anni 43-45, hanno 42-44, hanno aggredito la Russia, ci hanno rimesso le penne, come Napoleone, perché quella realtà è praticamente sul piano logistico e geografico invincibile. Insomma, ed è fallito quel tentativo lì. Dopodiché ci hanno pensato direttamente quelli dell'anglosfera, cioè la Gran Bretagna e gli Stati Uniti con le appendici australiane, neozelandese, di lingua inglese, dell'anglosfera, come si chiama, i famosi cinque occhi, come li chiamano. E questi hanno promosso gradualmente un assedio attraverso una serie di basi che circondano praticamente tutto il centro asiatico ed anche l'est asiatico intorno alla Russia, con una natura di provocazione ininterrotta che ha soltanto sottolineato l'estrema pazienza e moderazione della Russia. Ti dicevo che era necessario anche colpire l'Europa. L'Europa è l'estensione naturale, geografica, ma anche storica, ma anche culturale della Russia. Almeno fino agli Urali, dall'Atlantico agli Urali. C'è una comunità che ha vissuto insieme, ha avuto degli scambi proficui a tutti i livelli, in particolare economici, produttivi per l'Europa, grazie appunto alle materie prime. Adesso ultimamente abbiamo tutti conosciuto la ricchezza che abbiamo guadagnato attraverso il gas russo a basso prezzo, estratto ecologicamente, eccetera. Ma c'erano anche tanti altri livelli di rapporti, livelli di scambi reciprocamente utili, ma poi naturali, visto che noi siamo attaccati a questo grande continente, ne siamo l'appendice, anche magari quella meno significativa. E questo doveva finire. Per gli Stati Uniti, per il grande complesso della potenza capitalistico-finanziaria occidentale, dell'Occidente politico, doveva finire la prima cosa per poter isolare la Russia e aggredirla e distruggerla, frantumarla quantomeno, era togliere il sostegno, la vicinanza, la fratellanza, anche soprattutto economica, con l'Europa. Ed è stato dimostrato in maniera molto eclatante, oltre a tutto l'aspetto geostrategico, dove gli eventuali scontri escalati, quelli che potrebbero derivare da questa guerra in Ucraina, quelli veramente grandi, forse nucleari, si svolgeranno sul terreno europeo. Colpiranno l'Europa, non gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non hanno mai sofferto una guerra sul loro territorio. Questo può anche spiegare il fatto che l'opinione pubblica statunitense non si solleva nella misura in cui gli europei contrastano, hanno cominciato di nuovo a contrastare la guerra. Hanno voluto in particolare distruggere la Germania, che è il cuore del cuore dell'Europa e anche il partner principale della Russia. Lo siamo stati anche noi molto importanti. Le nostre esportazioni, oltre al gas che abbiamo ricevuto, 45% del nostro consumo energetico, oltre a questo abbiamo avuto una ricchezza provenienteci dalle esportazioni, soprattutto di carattere agroalimentare verso la Russia. Ma poi, insomma, eravamo veramente intimamente legati e questo è stato reciso. Stavo dicendo, simbolicamente la cosa viene espressa dall'attacco veramente incredibilmente criminale e terroristico ai due gasdotti Nord Stream che collegavano la Russia, era una specie di cordone ombelicale. Collegavano la Russia alle sue ricchezze energetiche, alla Germania e quindi a tutta l'Europa. Sono stati in maniera
È una cosa che è incredibile che la stampa si sia dimenticata, ovviamente volendosi dimenticare, di questo fatto gigantesco, che uno Stato, che poi lo ha anche praticamente ammesso ed è stato dimostrato con fonti autorevoli dell'intelligence da un grandissimo giornalista inconfutabile, che è Seymour Hersh, del New York Post, che là a suo tempo, al tempo del Vietnam, dell'Iraq, aveva rivelato delle cose inconfutabili sugli orrori e le atrocità delle elementari dell'esercito americano, statunitense. E quindi questo è un atto talmente grave, talmente simbolico del tentativo di distruggere l'Europa nei suoi fondamentali, vitali legami con il suo retroterra. Noi siamo il retroterra per i russi, loro sono il retroterra nostro, fondamentale. Ci hanno fatto questo, hanno potuto farlo. Nascondono, poi ci sono altri attentati anche compiuti, il costante armamento a Zelensky, questo caporione di una giunta nazista a Kiev, la marea di miliardi che gli sono stati versati addosso e chissà dove sono andati a finire, insieme a tanta parte delle armi. Diciamo che, se non ricordo male, il presidente nigeriano, qualche, diciamo, rimasuglio di armamenti europei se l'è trovato dalle sue parti, quindi, insomma, probabilmente qualche, diciamo, qualche spostamento c'è stato, mettiamola così. Sono cose che ha detto il governo nigeriano, queste, cioè, ne hanno parlato anche testate del cosiddetto mainstream, quindi non è che sia un segreto. No, ma ci sono anche delle fonti dell'intelligence riportate sulla stampa britannica del fatto che Kiev è diventato un gigantesco mercato nero delle armi, ma questo è probabilmente anche voluto perché quella quantità incommensurabile di armi, col nostro vergognosissimo settimo pacchetto del governo Meloni di armi che arrivano a Kiev, questa è un'enorme inondazione. Non è neanche utile o neanche necessaria a quella che è comunque una resistenza perdente degli ucraini, non c'è confronto con la Russia. E quindi è chiaramente un mercato nero, non soltanto in Nigeria, tra le milizie jihadiste di Boko Haram sono comparse le armi NATO fornite, riconosciute e fornite a Kiev, ma in altre parti del mondo, appunto, stavo dicendo, le fonti dell'intelligence hanno rivelato che questo è diventato il grandissimo mercato nero delle armi per tutti coloro che in giro per il mondo servono armati per destabilizzare situazioni, stati, governi, società che devono essere destabilizzate secondo le mire e gli obiettivi degli Stati Uniti e del suo complesso, che è poi quello importante alle spalle, capital finanziario. E poi, tra l'altro, ecco, a proposito di narrazione, veniamo un attimino al capitolo nazismo, influenze naziste. Nel 2014, se non ricordo male, uscì un articolo, io l'ho letto, tra l'altro ce l'ho anche agli atti, in periodo l'avevano fatto, diciamo così, un po' passare in cavalleria, ma poi adesso è tornato disponibile, che fu scritto dal quotidiano italiano La Stampa, che dava una importante descrizione e reportage sulla situazione della cosiddetta estrema destra ucraina, e diciamo dava conto anche dell'influenza di queste forze politiche in quelli che sono gli assetti politici interni dell'Ucraina. Uno degli argomenti che sono stati utilizzati per, diciamo così, fare tabula rasa di queste voci è stato il discorso di dire: ma Zelensky è un presidente, se non ricordo male, ha nella sua famiglia anche origini e ascendenze ebraiche, quindi come sarebbe mai possibile che una persona che ha ascendenze ebraiche possa essere, tra virgolette, invischiato con ambienti della estrema destra, in alcuni casi appunto anche di ispirazione nazista. In realtà, questa almeno è la lettura che ne ho dato io, poi naturalmente io ascolterò la tua versione. Non è tanto il discorso Zelensky, io non penso onestamente che sia, avrà altri difetti e penso che ne abbia pure parecchi, però probabilmente io non penso che sia tecnicamente nazista. Penso più che altro che queste forze naziste abbiano una fortissima influenza, che se ne dica, negli assetti politici dell'Ucraina, e un presidente difficilmente, vista la situazione in cui si trova lui, possa non tenerne conto. Di conseguenza, non è tanto il discorso di dire:
l'Ucraina è un paese nazista, quanto il discorso di dire che in questo paese l'influenza di queste forze di estrema destra c'è. Piaccia o non sì, piaccia? Direi che diciamo, non so se questa lettura tu la condivida oppure se hai naturalmente ti ascolto. Hai perfettamente ragione. Condivido la tua lettura e aggiungo che questa realtà delle forze naziste dichiaratamente riconosciutesi tali hanno ormai una egemonia su tutto l'apparato istituzionale governativo russo, Zelensky o non Zelensky. E al di sopra di queste formazioni militari e politiche neonaziste c'è la NATO che le ha coltivate, che le ha gradite, che le ha addestrate, che le ha formate, che continua a sostenerle. Zelensky, quando è stato eletto, era stato eletto su una base, prometteva dei rapporti pacifici e armoniosi e amichevoli con la Russia. Il suo programma, da quando è diventato da comico, da guitto televisivo presidente, in virtù veramente dei giochi degli oligarchi ucraini che lo hanno utilizzato come un fantoccino perché è abile, e lui aveva questa prospettiva, e gli è stata chiaramente sradicata dai progetti che aveva, ed è stato imposto, come tu giustamente dici, quella forza veramente fortemente arricchita, alimentata, formata, eccetera, dall'Occidente politico, cioè dalla NATO. La NATO è presente in Ucraina. È inutile dire che entrerà, non deve entrare nella NATO, eccetera, perché è già dentro la NATO e tutto il resto è formalismi. Ci sono tutti gli addestratori NATO, i formatori della NATO. Ma come era in Libia del resto, dove io stesso ho filmato dei mercenari occidentali, statunitensi, eccetera, che addestravano, guidavano le truppe, le milizie jihadiste che hanno buttato giù poi il governo di Muammar Gheddafi. Questi sono degli strumenti che vengono alimentati e esprimono anche una strategia politica, ideologica dell'Occidente. Perché se oggi Zelensky, chiaramente in mano, che lo sappia o non lo voglia o che lo voglia, in mano a un potere che si dichiara e che è nazista, lui lo effettua nei termini in cui tratta la società, negando le opposizioni, incarcerando i capi dei partiti di opposizione, cancellando tutti i mezzi di informazione tranne il suo, cancellando tutte le reti, le leggi precedenti a protezione dei diritti sociali dei lavoratori, vendendosi tutte le sue terre fertili alle grandi multinazionali agroalimentari americane. C'è un dittatore servo e lo è diventato, ma lo si vuole così, così serve. Se tutto il mondo occidentale, l'occidente politico, quel 17% dell'umanità, non di più, venera quest'uomo, lo ospita dappertutto, su tutti gli schermi, in tutte le occasioni banali o importanti, istituzionali o borghesi, o uno spettacolo o un Parlamento, ovunque riciccia questo personaggio a chiedere nient'altro che costantemente armi, il famoso mercato nero, anche da cui lui trae la sua cosca, trae ampi profitti, ecco, questo qua è voluto. È un indirizzo verso il quale va l'Occidente, quello dell'autoritarismo. La grande mascheratura che ci propongono costantemente, che siamo dalla parte delle democrazie che si scontrano con le autocrazie, noi siamo profondamente amici e alleati delle peggiori autocrazie, a partire dall'Arabia Saudita, a partire da un potenziale dittatore come il ridicolo Guaidó, che hanno voluto riconoscere presidente in Venezuela, che è fallito miseramente. Ma ovunque noi abbiamo Occidente, noi, tu, io, no, ma i nostri regimi hanno rapporti strettissimi e gradiscono le dittature, il potere personalizzato in dei grandi leader autocratici, purché siano amici degli Occidenti. Il fatto ideologico, morale, etico della libertà, della democrazia è assolutamente indifferente agli Stati Uniti, al capitale finanziario, come si esprime tra l'altro nel Forum Economico Mondiale di Klaus Schwab, in altre istituzioni come Bilderberg, Aspen Institute, sono tutti indirizzati a promuovere
autocrazie. Noi in Italia abbiamo la figura di Giorgia Meloni che ha dato ampi segni di avere dentro di sé le reminiscenze di un passato che peraltro ha pubblicamente elogiato e difeso per tanti anni, da quando faceva parte delle organizzazioni giovanili neofasciste. Quindi l'indirizzo è questo, il modello è Zelensky, che ha abolito l'opposizione, governa praticamente lui e la sua cosca da soli, ha fatto fuori a forza di elicotteri che esplodono, di gente fucilata per strada, un grande oppositore è stato ucciso così, e di carcerazioni di colleghi, dove si verificavano interessi contrapposti, anche economici, eccetera. E questa è la caratteristica di un uomo che funziona bene secondo gli Stati Uniti. Noi abbiamo un fenomeno molto simile, ancora soft, morbido, non ancora portato alle sue estreme conseguenze dell'olio di ricino e del manganello, ma abbiamo anche una tendenza fin da Draghi, fin da Conte, con la sua trasformazione del diritto del Parlamento a legiferare in DCPM, decreti del Consiglio del Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri. E siamo stati governati dagli ultimi 3 anni con la scusa dell'emergenza, una netta, vergognosa scusa, da un gruppo di persone che si fanno chiamare governo, e sono i ministri e il premier. E il Parlamento è stato esautorato. Quindi dai tre poteri di Montesquieu, legislativo, esecutivo e giudiziario, il legislativo è già azzerato. Se c'è lì, pro forma. No, sono delle marionette che stanno lì a farsi fotografare, a chiacchierare un po', devono ratificare tutto, se non lo fanno c'è il voto di fiducia, oltre al DPCM, e di conseguenza non contano più nulla. Adesso c'è anche l'assalto all'altro, al terzo dei poteri, quello giudiziario. Basta pensare a questo nuovo ministro della giustizia, Nordio, che la prima cosa che ha fatto è stata una grande offensiva, anche ingiuriosa, nei confronti dei pubblici ministeri, cioè di quelli che portano a esecuzione il diritto penale con l'idea, speriamo che sia per lo più perseguita, della punizione dei reati, la repressione dei reati e la punizione dei responsabili. L'attacco a questi qua è stato fenomenale, e quindi è anche quella una intimidazione che ne riduce l'influenza, l'autorità. Già l'aveva fatto Draghi. Ma con Meloni questa cosa, con Nordio, si è accentuata pesantemente. Anche perché appunto dove una bravissima preside di un istituto a Firenze, Leonardo da Vinci, si permette di invocare la memoria del fascismo alla luce di un attacco squadrista di ragazzi neofascisti a degli altri ragazzi che non erano di questa linea, e viene redarguita dal ministro dell'istruzione, perché non si doveva azzardare a fare politica. Cioè il clima è quello, rimane un potere centrale esecutivo che si permette tutto, perché ha la passività del Parlamento, l'intimidazione e in parte la corruzione del sistema giudiziario sta andando in quella direzione. Stessa direzione, un altro modello è quello israeliano di Netanyahu, che sta procedendo secondo le stesse identiche linee di Zelensky, di Meloni, e quello dello scontro. Certo, permettimi di dire una cosa sul discorso della divisione dei poteri. A mio avviso un altro gravissimo vulnus che c'è alla divisione dei poteri, tu mi insegni che la prima funzione dei cosiddetti parlamenti, assemblee variamente chiamate, in Francia li chiamavano stati generali per esempio, fu quella di approvare le tasse, quella che noi chiameremo oggi la manovra di finanza pubblica, all'epoca si diceva semplicemente approvare le tasse. Ecco, nel momento in cui noi abbiamo, per trattato dell'Unione Europea, l'obbligo, il vincolo di inviare la nostra manovra di bilancio, comunque la vogliamo chiamare, alle istituzioni dell'Unione Europea per una loro, tra virgolette, discoverte, a mio avviso abbiamo perso la funzione primigenia di quello che era il Parlamento, perché nei fatti il Parlamento sì, formalmente approva quella manovra di finanza pubblica, però nei fatti, se non passasse quell'esame preliminare, come dire, il voto del Parlamento non so quanto conterebbe. Io credo che anche questo sia un segnale politico estremamente
importante di cui secondo me non si tiene conto, perché io insisto, conoscere la storia serve, io lo dico sempre perché è una materia che amo tantissimo, proprio per comprendere tutta una serie di collegamenti. Nel momento in cui il Parlamento perde la propria sovranità storica, che appunto tra le altre nasce come questo tipo di funzione, cioè l'approvazione della finanza pubblica, automaticamente tu un Parlamento lo stai, si può dire, svuotando. Esatto, certo. Sì, aggiungo un'altra cosa a questa correttissima considerazione, è preoccupante constatazione. Si sta preparando una decisiva e definitiva riduzione della sovranità statale dei paesi, di tutti i paesi che si presteranno a sottostare al nuovo regolamento sanitario contenuto nel nuovo trattato pandemico che l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sta discutendo a Ginevra, sta preparando, sta definendo e presenterà a maggio all'Assemblea Sanitaria Mondiale. Dove passerà questo progetto ormai in via di perfezionamento? Purché ci siano due terzi delle 194 paesi aderenti all'OMS ad approvarlo. Che cosa comporta questo nuovo regolamento sanitario? Comporta la totale eliminazione della sovranità del paese, dello Stato, del governo nel definire le condizioni della società, i comportamenti individuali, i diritti umani, che tra l'altro in quel progetto sono stati cancellati, come menzione, eccetera, nel caso di emergenze. Emergenze proclamate unicamente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che detterà attraverso questo regolamento i comportamenti, le misure che i vari stati devono adottare per confrontarsi con l'emergenza. Emergenza che il OMS proclamerà a suo piacimento, ed è da essere terrorizzati, perché già hanno annunciato in tanti di questi portavoce venduti a questa cattedrale sanitaria che le pandemie ci saranno comunque, che ce ne saranno altre, che ce ne saranno di terribili. Quindi si preparano a proclamare emergenze sulle quali noi, la nostra società, il nostro Stato, il nostro governo non avranno più voce in capitolo. E questo si inserisce in questa grande strategia di nazificazione vera e propria delle società occidentali. Io devo chiudere, caro il mio Paolo, certo. Voglio soltanto concludere. Grazie tanto, Fulvio, per questa. Io ti proporrei, se sarei disponibile, una delle prossime occasioni di parlare anche di tutto il discorso dell'apparato sanzionatorio, perché credo che anche lì ci sia molto da dire. Mari, ecco, oggi non abbiamo avuto il tempo, però quello è un argomento che mi piacerebbe ugualmente affrontare, proprio per vedere come si innesta in tutti i discorsi che abbiamo fatto anche questi meccanismi sanzionatori, con i quali io personalmente non sono d'accordo, lo dico da subito, contro la Federazione Russa. Per intanto tante grazie come sempre, spero che questo video sia utile a tanti che, diciamo, hanno sentito solo una narrazione, ed è giusto che ascoltino anche un'altra voce, in questo caso autorevolissima, come quella di Fulvio Grimaldi. Grazie Fulvio. Una nota conclusiva, Paolo. Noi abbiamo una positiva anche, di speranza. Noi siamo, come ho già detto prima, il 17%, noi occidente politico dell'umanità, essenzialmente siamo la NATO. Fuori da noi, fuori da questa finestra che ci imprigiona, c'è un mondo che non va in questa direzione tragica, drammatica e funesta. C'è un mondo che è soprattutto rappresentato dai BRICS, grandi potenze che si sono autonomizzate e che non seguono questa linea, e che ci danno una sponda alternativa. Per cui le cose, i giochi non sono fatti, le partite di questi qua, necrofili, non sono vinte. Quindi questo è quanto volevo dire. Paolo, ti ringrazio dell'ospitalità. Grazie anche per questo messaggio di speranza. Grazie Fulvio, grazie a tutti, e condividete questo video con gli amici nella speranza che qualche cosa cominci veramente a filtrare. Grazie ancora a tutti, buona serata, grazie ancora Fulvio.